Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi un video che mi avete richiesto in diverse persone, che riguarda la lavatrice, ovvero la routine delle mie lavatrici, come le vado a fare sostanzialmente. E quindi oggi, dato che mi sono lasciata praticamente, scusate se è un po' buio, mi sono accumulata un sacco di lavatrici da dover fare, oggi è il giorno giusto, ma sicuramente non riusciremo a farle tutte oggi perché il tempo non è così caldo, quindi non si asciugherà tutto in tempo per fare 5-6 lavatrici, insomma. Quindi nel giro di queste giornate andremo a vedere pian piano come vado a fare le lavatrici. Quindi direi di partire dalla prima. Devo assolutamente fare le lenzuola, anche perché ho due set di lenzuola da dover lavare. E quindi partiamo dalla prima. Allora, qua abbiamo le nostre lenzuola pronte per essere pulite. Però prima di metterle vado a mettere nel cestello l'anticalcare. Io uso questo qua della Netti al momento, è in pastiglie, non amo gli anticalcare in pastiglie, però quando sono andata al supermercato ho trovato queste, quindi ce le facciamo andare bene. Detersivo vado ad utilizzare questo qua del Mon Amour, che è molto molto buono, e lo metto nel suo cestello, nella sua vaschetta. Poi, come ammorbidente, sto utilizzando questo qui della Coccolino con mirtilli e orchidea viola, e metto tutto il tappo. Comunque seguo le dosi indicate sulle confezioni, quindi dato che la lavatrice con le lenzuola mi si riempie tutta, utilizzo le dozzi per fare ciclo pieno, che servono per una lavatrice piena. Quindi accendo, per le lenzuola vado sul cotone, quindi 60 gradi. Vabbè, centrifuga 1000, io metto il massimo, la mia arriva a 1000, non è altissima, e faccio partire. Una volta che l'acqua si prende il detersivo, vado ad aggiungere nella vaschetta l'ace gentile. L'ace gentile serve ad andare ad igienizzare i capi. Quindi quando utilizzo l'ammorbidente liquido utilizzo anche l'igienizzante. Questo qua non sbianca perché ha l'ossigeno attivo. Se avesse avuto il cloro avrebbe fatto l'effetto che fa la candeggina tradizionale, che va a smacchiare, mentre questo si può utilizzare sui bianchi, colorati, neri, tutto quanto. Quindi prima lavatrice fatta, lenzuola colorate, stiamo a posto. Vediamo poi la seconda. Allora, fatta la prima lavatrice del lenzuolo, vado a fare la seconda e andremo a fare i capi scuri, quindi neri, e inizio sempre mettendo anticalcare. L'anticalcare va ad ogni lavatrice, tutte, perché aiuta appunto a prevenire il calcare, e quindi l'elettrodomestico dura di più del tempo, quindi sempre ad ogni lavaggio. Ci sono così, ci sono liquidi, è indifferente, l'importante è che ne utilizziate sempre uno ad ogni utilizzo, cioè ad ogni lavaggio. Capi neri messi, sotto c'è la pastiglia, e come detersivo utilizzo il Perlana per i capi scuri, che è buonissimo. Anche qua, se la lavatrice è piena, un tappo intero. Come ammorbidente utilizzo il Vernel Blue Oxygen, tappo pieno. E vado a fare il mix quotidiano da 40 gradi, quindi il numero 1. Centrifuga sempre massima. Anche qua, una volta che la lavatrice si prende il detersivo, aggiungo ace gentile. Allora,
luce dei neri finita, chiudo la porta perché qua c'è la TV accesa, quindi non vorrei che mi facessero storie per il copyright, quindi scusatemi se è un po' tutto buio. Siccome le lenzuola sono ancora leggermente umide, ero indecisa se mettere le lenzuola in asciugatrice e fargli fare un ultimo giro così, o se mettere i vestiti, ma penso che le lenzuola le lascerò fuori, così rimangono belle tese, non si stropicciano di più, e i vestiti li metto in asciugatrice, quindi per chi le ha vi faccio vedere anche come faccio io per l'asciugatrice. Allora, tutti i panni sono dentro, chiudo e vado a selezionare questo qua che nel mio caso, nella mia lavatrice, comunque è un ciclo normale per i vestiti, altrimenti c'è anche questo qua dei pantaloni, dei jeans, quindi per i capi un pochino più resistenti, io vado a fare questo qua che è per tutto, oppure anche questo col fiorellino che rimane un pochino più delicato, comunque io vado una via di mezzo. E poi allora io ho la spia sulla gruccia, quindi è un'asciugatura normale, vado a schiacciare il sole, sale sull'armadio, quindi è un'asciugatura ideale per metterla nell'armadio, altrimenti c'è il sole che è come se le avessimo stesi fuori, però rimangono un pochino più secchi, diciamola così. Quindi io metto 2 ore 45, faccio partire. Ovviamente i filtri, cioè uno sia nell'asciugatrice e uno sotto, devono essere puliti. Quindi ogni volta che finisce l'asciugatrice si va a svuotare il filtro. Adesso vado a caricare un'altra lavatrice e faccio tutti gli asciugamani. Gli asciugamani, i teli, comunque i capi un pochino più duri, più resistenti. Vado sempre con l'anticalcare e in fondo, dato che sono colorati, sono tutti diversi, ci metto anche un foglio acchiappacolore, perché sono pieni di colori, c'è anche qualcosa di bianco, quindi voilà, questo va in fondo e carico. Utilizzo il detersivo in polvere, questo è della Dash, che io ho travasato qua per non avere lo scatolone gigante in mezzo alle scatole, quindi metto prima lui. Come ammorbidente a sto giro utilizzo il Lenor. E anche qua faccio i cotoni. Faccio il ciclo per intero, quindi è il numero 15 per me. Olè. Però qui suggerisce 40 gradi. Io alzo un pochino, metto a 60, perché essendo asciugamani comunque sono resistenti e almeno più gradi igienizzano, e il detersivo in polvere si scioglie meglio, perché altrimenti rischiate che magari vi rimangano dei residui. Centrifuga sempre al massimo. E avvio. Anche qua, una volta che la lavatrice si prende il detersivo, vado di pace gentile. Buon lavaggio. E qua c'è l'asciugatrice. E anche questa lavatrice ha finito. Ora volevo lavare. Ups, dove stavo inquadrando, non si sa. Volevo lavare le lenzuola, a sto giro quelle bianche, che tra l'altro hanno una macchia, in realtà sono tante macchioline piccole di sangue, perché il signorino era stato morso dalle zanzare e continuava a grattarsi nonostante qualcuno gli dicesse di non farlo, ed è uscito del sangue e non ce ne siamo accorti. Me ne sono accorta dopo, quando ormai era già secco, quindi tentiamo. Ora devo recuperarle nel lenzuolo, capire dove sono, e le andiamo a trattare. Ecco qua,
qui ce ne sono alcune, ce n'è una qua, una qui, ce ne sono anche altre. Praticamente utilizziamo sempre lui, Aci Gentile, ma a questo giro la verso direttamente sulla macchia. Ecco qua, vedete che fa la schiuma. Questo perché ha incontrato dei batteri. Qui invece che non fa la schiuma vuol dire che batteri non ce n'è più di tanti. Faccio così su tutte le macchie. Più o meno, in modo tale che l'Aci Gentile facesse il suo lavoro, che ve lo dico a far anticalcare, voilà. Qui ci vado a mettere il detersivo e ritorno sul Mon Amour. Ok, ammorbidente, questo giro facciamo l'enorme fiore di ciliegia. Magari a questo punto le lenzuola riusciamo anche a metterle dentro, perché le ho lasciate qua. Per i capi bianchi, quindi il numero 7, 60 gradi, centrifuga massima come sempre e avvio. Poi, nonostante abbiamo messo Aci Gentile sulle macchie, lo vado a reinserire comunque nella lavatrice perché va a igienizzare anche tutto il resto dei capi. In più vado ad utilizzare anche il Vanish, questo qua è per i capi bianchi, ne prendo un misurino scarso, lo metto sempre nella vaschetta del detersivo. Questo perché Vanish, questo che ho preso, è specifico per i capi bianchi, quindi li va anche lui a togliere le macchie e a sbiancare, mentre l'ace va ad igienizzare. Avrei potuto utilizzare anche lui da solo se questo qua avesse avuto un'azione igienizzante, però sulla confezione non c'è scritto che igienizza e quindi l'igienizzante l'ho dovuto mettere a parte. Vi faccio vedere invece questo qua, che è l'omino bianco, che è l'additivo per i capi bianchi che utilizzavo di recente. Lui va sia a sgrassare le macchie che a sbiancare i capi bianchi e va anche ad igienizzare. Quindi se non volete utilizzare due prodotti, omino bianco fa tutto. Igienizza, sbianca, smacchia, fa tutto quanto, quindi come se questi due prodotti fossero uniti. Però questo l'ho praticamente finito, non so neanche se riesco a farci un ciclo, quindi ho comprato il Vanish nuovo, lo volevo provare e via, quindi li ho utilizzati insieme. Per le macchie è molto carino anche questo qua, lo smacchio tutto, lui mi ha salvato in tantissime occasioni, mi ha tolto non so quante macchie, è molto buono, praticamente è in gel e poi in cima ha una spazzolina, se riesco con una mano, olè. Quindi da qua esce il prodotto, se ne versa un pochino sulla macchia, poi si va a strofinare con questa spazzolina, però dato che il sangue è un pochino più rognoso,
soprattutto quando è secco, ho voluto provare l'Ace Gentile proprio perché ha l'ossigeno attivo. Quindi avete visto che ha fatto un po' di schiumetta quando lo mettevamo sulla macchia, perché va proprio a combattere i batteri e quindi, oltre che a smacchiare, igienizza. Mentre lo smacchi tutto, smacchi e basta, non va ad igienizzare. Allora, volevo farvi vedere le lenzuola, che di macchie non ce ne sono più. Anche qua io non vedo macchie di sangue, quindi è stato smacchiato tutto per bene. Ve lo faccio vedere anche, magari ve lo faccio vedere anche dall'altro lato. E anche di qua, ma io non vedo nulla. Top. Adesso ci occupiamo dei colorati, quindi vado a prendere tutto ciò che è da lavare di colorato. Anticalcare, e ormai lo saprete meglio di me, e butto dentro. La lavatrice cerco sempre di non riempirla completamente, ma lascio sempre uno spazio. Questo è molto importante perché altrimenti, se fosse piena, i capi all'interno non girerebbero bene e non si laverebbero, perché lasciarlo spazio significa lasciare anche ai capi la possibilità di muoversi di più, e si lavano con l'attrito che avviene tra un capo e l'altro, quindi si sfregano da soli, e questo li lava meglio e poi la lavatrice fatica di meno anche. Quindi lasciate sempre uno spazio. Poi detersivo liquido, quello in polvere lo uso solo per i capi resistenti, questa è una cosa che ho imparato su Instagram. Ammorbidente, questo qua è il mio ammorbidente preferito della vita, cioè il miglior ammorbidente che ho mai provato. Anche gli altri che sto usando sono molto buoni, ma il profumo di questo rimane il mio preferito. Poi a questo giro potrei fare anche qua, potrei fare un sintetici 40 gradi e mi sa che farò proprio quello. Quindi giriamo sul 16, 40 gradi, centrifuga massima e via. Ormai tra un po' potrete insegnarlo a me cosa ci va nella vaschetta del detersivo quando inizia a scendere l'acqua. Il nostro caro igienizzante. Quindi aspetto che la lavatrice si prenda l'acqua del detersivo, cioè si prende il detersivo con l'acqua. È andarle ad aspirare tutti quanti in modo da togliere la maggior parte di polvere, soprattutto su questi tappeti qua che hanno il pelo non proprio cortissimissimo e quindi c'è sempre tantissima polvere, e vado ad aspirare e poi facciamo la lavatrice.
arriva fa ormai. Anticacchiare. Scrivetemi nei commenti quanti di voi lo utilizzano e se lo utilizzano, se lo utilizzate ad ogni singolo lavaggio. Altra cosa, un altro metodo per più che pulire, igienizzare i tappeti è quello di versarci sopra il bicarbonato. Versate sopra il bicarbonato, lasciate agire una decina di minuti e poi passate l'aspirapolvere, così si igienizza. Io non lo faccio perché tanto li metto comunque in lavatrice, utilizzo l'acce gentile, quindi già si igienizzano così e diciamo che il bicarbonato vi può aiutare se non volete metterli in lavatrice, ma il mio consiglio è di buttarci tutto lì dentro, fargli fare un bel giro e si puliscono al meglio. Detersivo in polvere, perché i tappeti sono comunque tessuti belli resistenti e quindi detersivo in polvere è l'ideale. Io ci metto uno di questi non mi ricordo dove li ho pescati, in qualche confezione di qualcosa, ma non era per i detersivi, sono circa 30 grammi. Dato che abbiamo provato tutti gli ammorbidenti, il giro li abbiamo fatti tutti, quindi vi ho fatto vedere quali sono i miei preferiti, rifacciamo il giro e utilizzo gli stessi. Accendo e vado a fare i sintetici. Però a sto giro faccio quello veloce perché sinceramente non c'ho voglia. In realtà non dovrei farlo veloce dato che ho messo il detersivo in polvere, bisognerebbe farlo un po' più lungo, ma non lo voglio aspettare, ho fatto troppe lavatrici in questi tra ieri e oggi e quindi voglio che le cose si spiccino, che siano veloci. Quindi sintetici, qua suggerisce 30 gradi, io alzo un po' i gradi perché più gradi, più calda è l'acqua, ovviamente più igienizza. Quindi i tappeti, non lo so, mi dà l'impressione che 30 sia un po' poco. Quindi vado sul 3 e faccio anche 60. Tanto sono tappeti belli resistenti, anzi a volte li fate anche a gradi più alti. Comunque voi seguite le etichette, non seguite me. Il nostro bell'ace. Volevo anche farvi vedere questo prodotto che su Instagram vi ho già fatto vedere, è della Lenor e io lo spruzzo sempre un pochino sui panni prima di andarli a ritirare perché li va a profumare. Si può utilizzare anche sulle lenzuola del letto per andare a togliere un po' le pieghe che ci stanno. Comunque se mi seguite su Instagram l'avete già visto, ci sono anche le storie in evidenza. È giunto il momento delle tende. Indovinate cosa c'è là dentro? Perfetto, anticalcare. E qui siamo punto a capo. Allora, detersivo liquido. Sconsiglio vivamente quello in polvere perché dovendo lavare le tende a temperature medio-basse, quello in polvere rischierebbe di non sciogliersi bene, quindi di lasciare dei residui. Perciò detersivo in polvere, ammorbidente, facoltativo l'igienizzante a questo punto, perché comunque le tende non le indossiamo e non si creano chissà quanti batteri perché comunque rimangono appese lì a far niente, però io per sicurezza preferisco aggiungerlo sempre a qualsiasi cosa, tanto igienizzare una volta in più non fa mai male. E quindi questo è il trio di oggi di queste tende. Thank you.
guardo apposta per le tende, che è il numero 13. Sulla temperatura guardate l'etichetta, le mie c'è scritto che possono essere lavate a un massimo di 40 gradi. Se volete potete lavarle anche 30 o addirittura 20, perché tanto hanno bisogno comunque di essere semplicemente leggermente pulite, appunto non dovendole indossare, non facciamo chissà quante cose, vanno bene anche basse temperature. La centrifuga nel mio caso è indifferente perché questo programma non la prevede, quindi non la farà. Ne faremo noi una bassa a 400 giri dopo che avranno finito il lavaggio, quindi le faccio partire così. Sono belle pulite e profumate, però non hanno fatto la centrifuga perché appunto il programma delle tende della mia lavatrice non fa centrifuga, quindi le tengo dentro, seleziono la centrifuga e risciacquo, che per me è il numero 10, metto i giri al minimo, quindi 400, e lo faccio partire. Prossima lavatrice lavo tutti i panni, quelli che uso per pulire, quindi tutti i panni che ho sporchi, pastiglia anticalcare, poi metto il detersivo liquido. E gli faccio fare il ciclo dei sintetici, scusate, dei cotoni, quindi il numero 2. 60 gradi, centrifuga massima e faccio partire. Poi solo igienizzante e niente ammorbidente. L'ho messo un pochino meno dato che la lavatrice non è piena. Niente ammorbidente perché altrimenti quando andate a pulire l'ammorbidente potrebbe lasciarvi poi degli aloni sulle superfici con cui che andate a pulire con i panni. Quindi detersivo e igienizzante e basta. Io credo di avervi fatto vedere bene o male un po' tutti i tipi di lavatrice che faccio, non me ne vengono in mente altre, ma se ne ho dimenticata qualcuna scrivetemelo qua sotto, così poi magari facciamo una seconda parte e mettiamo le lavatrici che ho dimenticato, però bene o male mi sembra di avervele fatte vedere tutte. Ovviamente alcune le faccio spesso, come quelle sui vestiti, altre meno, come quelle sulle tende, però queste sono tutte le lavatrici che faccio. Io spero che vi sia stato utile sapere come le faccio, insomma la routine, quali prodotti utilizzo, come vi consiglio di impostare la lavatrice. Se avete qualche domanda fatemela qua sotto nei commenti e io vi lascio, che sono tutta sfatta, sono tutta combinata male, e quindi è meglio che mi ripiglio, vado ad editare questo video così lo vedete il prima possibile. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!